racconta questi ultimi 4 anni di storia? 4 e basta. Ieri sera, lavorando su questa presentazione molto sintetica, forse anche noiosa, spero che riusciate a seguirla, ho guardato un po' di fotografie della storia, perché qualcosa ho messo dentro. E veramente sono fotografie che fanno vedere bambini che adesso probabilmente sono maggiorenni. Perché il Comitato contro il Traforo è nato almeno 13 anni fa. Almeno 13 anni fa, forse anche di più, allora aveva cominciato a esserci la giunta Zanotto, qualcuno tra le carte in provincia aveva trovato questo progetto disegnato, proposto dall'autostrada Serenissima già da allora, che era un progetto preliminare. Vista questa cosa è nato un comitato che subito si è messo in moto e che ha fatto una cosa che non aveva precedenti e che secondo me non c'era ancora un precedente del genere, di raccogliere 18-19 mila firme in 15 giorni. Cioè una cosa, una mobilitazione che non aveva, che certamente di grande valore, di grande impegno. Quindi una cosa che ci ha dato molta energia. Io mi ricordo c'era il panettiere di Avesa che dava fuori il pane, dava il volantino del comitato e faceva firmare la petizione. Il giornalaio che dava con l'arena il nostro volantino e raccoglieva, cioè un'impresa del genere è stata fatta. Siamo qua per dirvi appunto che la bambina che ha messo il dito nel tunnel, che tra l'altro è un disegno, questo che ha fatto Gianni Burato, una delle più belle mani che abbiamo avuto a Verona, che ci ha regalato questo bellissimo ricordo, è riuscita a fermare il traforo. Il traforo è finito, cioè ormai lo stanno dicendo tutti in campagna elettorale, questo traforo è morto. No, se vogliamo, se qualcuno vuole ripartire, si riparte. Comunque questo è il dato di fatto, è dimostrato dai documenti che adesso vi racconterò. Il comitato quindi ha avuto una grandissima partecipazione all'inizio. Certi momenti sono stati veramente duri. Perché? Perché ci sono stati dei momenti in cui la decisione sembrava presa e irrevocabile. Il 2013, per esempio, quando fatta la gara, scelto il vincitore della gara, erano pronti praticamente. Se chi ha vinto la gara avesse firmato la convenzione, poteva aver cominciato a scavare il giorno dopo. In quel momento cosa è successo? È successo che il comitato, dalle attività che ha sempre fatto di grande mobilitazione, mi ricordo il dammi la mano che la fermiamo con 3.500 persone intorno alle piscine Santini, penso alle manifestazioni delle Cariole in Piazza Bra, penso a tante cose che abbiamo fatto, a quel punto ha cambiato regime, ha detto sì, questo deve essere, bisogna continuare a fare questo tipo di attività di informazione, di sensibilizzazione, però è importante che cambiare regime. A quel punto sono arrivati altri due attori importanti e fondamentali. Il primo è il comitato degli espropriandi. In quel momento la voce non era solamente di quelli che rompono le scatole, che sono i manifestanti, che vanno con i bussolotti, le campane, le trombe, ma a quel punto no, sono anche coloro che devono difendere il proprio territorio, perché hanno il sacrosanto diritto di difendere il luogo dove hanno deciso di lavorare, di vivere, di far crescere la famiglia, hanno scelto di questo per la loro vita. E chiaramente è stata una realtà importante. L'altra realtà importante è stata far nascere l'associazione Cittadini per il referendum. Un'elite della città, se vogliamo, quindi avvocati, importantissimi avvocati, però anche docenti universitari, medici, quindi un gruppo di persone che si ponevano, noi li abbiamo soprannominati saggi all'epoca, che avevano un rapporto diverso con la città, un rapporto molto più diverso rispetto al nostro. Da quel punto, se ci ricordiamo, l'altra battaglia importante è stata quella referendaria, quindi democrazia partecipata, quindi da una richiesta di dire no, il traforo non lo voglio, al dire no, confrontiamoci con i cittadini e facciamo sì che siano loro che possano decidere attraverso un referendum. La nostra prima richiesta referendaria è stata bocciata, a quel punto abbiamo passato il testimone appunto a questa associazione, che si è chiamata Associazione Cittadini per il Referendum, che ha proposto due quesiti e con grande determinazione, a colpi di passaggi in tribunale, sono riusciti primo a farsi accettare un quesito referendario su più presentati, secondo a farsi dare i moduli per raccogliere le firme,
Terzo, siamo riusciti a raccogliere le firme. Quarto, siamo riusciti a fargli comprare le firme. Quinto, si è fermato tutto quanto. Tutte queste fasi sono state fatte andando sempre di fronte a un giudice. E il giudice ci ha sempre dato ragione. A parte l'ultima sentenza, siccome il quesito era non si poteva fare un referendum sul del tipo vuoi il traforo o non lo vuoi, perché era già stato deliberato dalla Giunta, quindi non si poteva fare un referendum sulla decisione già presa, si era chiesto vuoi che venga fatta una valutazione sulle ripercussioni ambientali del passante nord traforo del Torricelle. A quel punto il giudice ci aveva dato torto, perché Tosi, la Giunta, aveva chiesto un parere all'Istituto Superiore di Sanità, il quale in sostanza aveva detto che un'autostrada in mezzo alla città avrebbe migliorato la qualità dell'aria, e quindi secondo l'amministrazione il quesito era già decaduto. Quindi a quel punto il Tribunale ci ha detto che il referendum non si può fare perché c'è già questo parere dell'Istituto Superiore di Sanità, però comunque condanniamo il Comune perché ha fatto ostruzionismo in questi anni, lo facciamo pagare 20.000 euro di danni, e oltretutto con una sentenza fatta dal Presidente del Tribunale di Verona che diceva che a Verona sono stati violati diritti fondamentali, no, dei cittadini. Quindi una grande battaglia per la democrazia partecipata, che pensiamo che sia una cosa che ha un grande valore, al di là del fatto che il traforo l'abbiamo fermato. Da quel punto in avanti, e chiudo, abbiamo lavorato tantissimo, come diceva Giampaolo, con gli avvocati, quindi non più tante manifestazioni, qualche assemblea per raccontare le cose, però tanto fiato sul collo ai tecnici, ai consiglieri comunali, al sindaco, al responsabile unico del procedimento, lettere mandate all'autorità anticorruzione, all'ANAC, ogni volta che c'era una situazione che secondo noi meritava essere fatta. E questo è servito molto per far capire a chi decide, no, che dall'altra parte non c'è un cittadino che subisce quello che sta succedendo, ma un cittadino attento che verifica che tutto venga fatto rispettando la legge. Noi tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi 13 anni l'abbiamo fatto rispettando la legge. Penso che questo sia, a parte quando abbiamo suonato i bussolotti forse fuori dal comune, qualche piccola cosa. Ecco, il traforo è finito. È la storia di questa bambina, che ve l'ho raccontata chi legge le nostre email, che in realtà sarebbe un bambino, no? È una leggenda che si racconta olandese, di questo bambino che un giorno passa e vede che attraverso in una diga c'è un fiotto d'acqua che esce ed è preoccupato che può allagare tutta quanta l'Olanda, e lui arriva e si mette il ditino e la blocca. Questo bambino ha salvato l'Olanda, e come ha affermato